Delle pattuglie miste e creazione di un centro di coordinamento tra polizie. Così è stato deciso nel trilaterale di Trieste dai ministri dell'interno di Italia, Slovenia e Croazia. 220 respingimenti alla frontiera italo-slovena nei primi 10 giorni di controlli, ingressi negati a persone che non avevano titolo ad entrare in Italia né avevano chiesto asilo. Un numero relativamente elevato se si considera che le riammissioni informali erano state meno di 100 quest'anno. È uno degli effetti del ripristino dei controlli al confine attuato dal 21 ottobre quando l'Italia ha sospeso Schengen con la Slovenia, così come Lubiana ha fatto con la Croazia, una misura dovuta al rischio di infiltrazioni terroristiche attraverso la rotta balcanica dopo l'inizio della guerra tra Israele e Hamas. La sospensione è stata già prorogata fino al 19 novembre. I controlli sono stati introdotti con dispiacere, ha detto il titolare del Viminale Matteo Piantedosi, anche se dureranno fino a quando è necessario e non hanno una data di scadenza. Io mi auguro ovviamente quanto prima. Però ecco, lo rimetterei alla evoluzione degli scenari che hanno in qualche modo determinato l'adozione di questa determinazione. 19.000 le persone controllate finora, una decina gli arresti per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Sugli disagi per i transfrontalieri Piantedosi ha rassicurato. Non ci sono segnalazioni al momento di significativi problemi su quelli che sono i passaggi dei transfrontalieri, quindi tutte le preoccupazioni sono state sopite in qualche modo. Il ministro ha promesso poi un potenziamento dei controlli dei valichi secondari rimasti finora sostanzialmente sguarniti. Abbiamo grande attenzione anche ai valichi secondari, lo faremo in considerazione di una progressiva implementazione delle risorse, non solo delle risorse umane, ma anche di quelle logistiche e tecnologiche a supporto di controlli efficaci. Non si è parlato nel Comitato per l'Ordine e la Sicurezza dell'ipotesi hotspot in Friuli Venezia Giulia, ma Piantedosi ha detto che il dossier non è chiuso.